Estate 2020 mi trovo qui a Perito in provincia di Salerno in occasione dell'ultima serata della rassegna Restate qui a Perito. 15 giorni pieni di tanti appuntamenti. Aglio, guarda che tipo elegante, così come ha vestuto parla, dalla quale, pandera. E la moglie appena lo verrete ricette, marito mio ti prego, andiamo a praticare l'arte dell'amore. Ecco, si dice, prende Nara, non diciamo proprio così, però la volevo fare più romantica davanti a voi, la sua signora così elegantemente vestita. Sì, la rassegna di cui parlavi, Restate a Perito, tutto sommato ha dato dei frutti assolutamente positivi. Questo perché in alternativa al consolidato degli anni passati con la presenza della Festa nel Bosco, quest'anno purtroppo per noti motivi del Covid siamo stati costretti ad annullare, ragion per cui si è pensato di fare delle piccole manifestazioni a costo praticamente molto molto ridotto. Quindi abbiamo presentato dei libri, abbiamo fatto delle piccole serate di intrattenimento musicale per il folto pubblico comunque presente in piazza, anche se distanziato socialmente come giusto che sia, e stasera si chiude con il mercato dell'artigianato, che è la seconda edizione. La prima sarà fatta già nel mese di luglio e questa è la seconda edizione che viene fatta qua in piazza a Perito. Allora, quest'anno, come abbiamo detto tante volte, è stata un'estate diversa dal solito, come tutti sappiamo, e quindi senza la Festa nel Bosco innanzitutto, che è l'evento principale dell'anno qui a Perito. Quindi insieme con l'amministrazione comunale ci siamo dovuti reinventare un po' l'estate a Perito e abbiamo elaborato questo programma che abbiamo chiamato Restate a Perito, di una serie di eventi che hanno spaziato dalla cultura, dalla musica all'artigianato, e concludiamo proprio questa sera con il mercatino dell'artigianato. È stato un bel programma, a dire la verità, la gente ha apprezzato, perché appunto tutta questa diversità che abbiamo proposto tra le serate di musica, le presentazioni dei libri e il mercatino di stasera, devo dire che ha raccolto molti consensi. Sì, abbiamo fatto delle serate di musica leggera, con dei duetti, proprio per rispettare anche tutte le norme che ci sono state imposte. E quindi abbiamo iniziato il 2 agosto, che qui a Perito era una data simbolica perché era il giorno della festa di San Nicola, e con la musica napoletana, e poi abbiamo continuato il 7 e il 9 con due libri, e poi abbiamo continuato dal 12 al 15 agosto con delle serate di musica, e stasera appunto concludiamo con il secondo appuntamento del mercatino artigianale, che è fatto in collaborazione sia con il comune sia con l'associazione Cilento Domani di Torchiara e con l'associazione Vasci Portoni e Pertose di Ostigliano, quindi frutto di un protocollo d'intesa tra tutte queste associazioni. Ah, il bilancio è positivo, poiché anche questo esperimento, perché io così lo chiamo, dei mercatini, di questo mercatino itinerante, è qualcosa che stiamo provando sul territorio, sul nostro territorio. Già questa seconda tappa, forse anche perché il mese di agosto è andata sicuramente è stata più ricca, ecco, dal punto di vista delle visite ovviamente. Noi siamo un po' di meno perché si è abbastanza impegnati su un territorio vasto, e quindi, ma non è questo quello che conta. L'importante è esserci.